Si era annunciata già dalle prime battute come una seduta agitata, quella del Consiglio Comunale di Portoferraio convocato per il pomeriggio di ieri. Subito dopo le comunicazioni del sindaco, infatti, la minoranza, per bocca di Paolo Andreoli, ha contestato le modalità di convocazione dell'Assemblea e delle commissioni che l'hanno preceduta. Dal momento che si sarebbe trattato dell'assestamento di bilancio, atto che per legge deve essere approvato entro il 30 novembre di ogni anno, a rendere ancora più frizzante l'atmosfera i pareri discordanti del segretario comunale Pinzuti nei confronti delle esposizioni fatte dal dirigente dell'area finanziaria Donati. Approvate con il voto contrario delle minoranze le variazioni di bilancio, motivato con una scarsa attenzione al sociale, anche se il vice sindaco Roberto Marini, nella sua dichiarazione di voto, ha voluto rimarcare come le variazioni siano state fatte con attenzione allo sport, alla cultura e al sociale. Il punto relativo all'assestamento di bilancio ha invece avuto un iter più complicato, a causa di un parere negativo sulla delibera emessa dal revisore dei conti, dottor Bachi, cui l'amministrazione comunale ha rivolto delle controdeduzioni. Anche qui contestazioni per i tempi di disponibilità degli atti, ammesse dallo stesso dirigente Donati nella illustrazione della delibera. In ogni caso, con i pareri favorevoli del dirigente sia alla prima stesura della delibera che alle sue controdeduzioni, la delibera di assestamento è stata portata in approvazione. La situazione contabile, a nostro avviso, è in equilibrio, ha dichiarato il vice sindaco ed assessore al bilancio. I numeri tornano, ci sono corposi accantonamenti e l'equilibrio finanziario c'è. Il giudizio finale va dato al 31 dicembre, ha ribadito Donati, ma siamo in presenza di un avanzo di oltre 4 milioni e mezzo, quindi non credo che negli ultimi giorni dell'anno possano cambiare le cose. Ribadisco comunque, ho avuto difficoltà per un lavoro non esemplare fatto dagli uffici, ma i conti tornano.